Dimore del Quartetto è un'organizzazione che lavora da 6 anni con i migliori quartetti a livello internazionale che cominciano una carriera. E in questi anni abbiamo maturato una certa esperienza con questi gruppi e abbiamo capito che la musica, anche se molto ben suonata, non basta come competenza per poter intraprendere una vera e propria carriera. È necessario sviluppare delle competenze che vanno un po' al di là della competenza musicale, del saper suonare bene. Oggi per fare quartetto bisogna essere come una piccola impresa e quindi buoni musicisti che però si sanno muovere nella comunicazione, conoscono l'utilizzo dei social, sono in grado di creare un materiale video e audio interessante per potersi promuovere, sono in grado di performare in spazi diversi, non sempre in teatri con un pubblico frontale, ma la capacità proprio di parlare e riempire gli spazi in modo unico, originale e adatto allo spazio dove si fa musica. Ecco perché con le dimore del quartetto abbiamo trovato una serie di partner che ci potessero aiutare nello sviluppo di queste competenze. Nella tappa italiana abbiamo chiesto a IED di aiutarci proprio a identificare insieme ai quartetti le loro peculiarità perché potessero sviluppare la loro identità e la loro comunicazione. IED partecipa con entusiasmo al progetto Musa, ovviamente per la totalità del progetto e vede il nostro coinvolgimento in collaborazione con tutti i partner di progetto su diverse attività, tra cui lo sviluppo di linee guida e un handbook della formazione per Musa. Attività in particolare che ci vedono coinvolti in Italia e per le quali siamo responsabili sono le attività di workshop sulle tematiche della strategia d'immagine per giovani quartetti d'archi. Il workshop prevede sicuramente delle attività di introduzione teoriche a quello che è lo styling e quindi tutta l'immagine e l'identità dei quartetti e dei musicisti, sia come individui ma soprattutto come unità, fino ad arrivare alle tematiche di fotografia e videomaking. Nella fotografia, ovviamente, al di là di fornire alcuni elementi base su che cosa significhi fare una fotografia coerente con la propria narrazione, con la propria identità di immagine, ma anche e soprattutto sapersi porre in maniera professionale all'interno di una fotografia fatta da dei professionisti. Si conclude poi con una giornata di discussione e condivisione di quelle che sono state le tematiche e gli strumenti appresi per capire quali difficoltà i musicisti hanno riscontrato, quali sono i loro punti di forza, per quale motivo rispetto al materiale prodotto sono state scelte alcune immagini piuttosto che altre, in modo tale che questo possa essere solo l'inizio di un percorso in ambito imprenditoriale di consapevolezza e di valorizzazione della propria identità anche per il loro percorso professionale. We are the Azalai String Quartet. We are all from Spain, from different places, Madrid, Barcelona, and Galicia. But we met in the Netherlands and we started playing together 3 years ago.
our name. We took it from Athalais de Porcairac, who was a trovatrice from the 12th century. So she is one of the first female composers. We don't have music written from her, but we have one poem. And we thought, well, it was a nice thing because we, as all women, and we are, well, all concerned about the role of the woman in arts in general and in music specifically. And that's why also we always try to play music written by women. This project helped us to think about ourselves as a group and to think what we are and what we want to be, actually. Musa è un progetto che si svolge in tre paesi europei, principalmente Italia, Portogallo e Francia, e culmina poi con un evento finale a Bruxelles. È un progetto che è iniziato il 1 ottobre 2020 e si concluderà a ottobre 2022. In Italia i quartetti affrontano il tema dello sviluppo della strategia d'immagine di quartetto. In Portogallo lavorano sulla cross-fertilizzazione tra diverse discipline artistiche e in Francia lavorano sulla registrazione, la distribuzione sul mercato e la preparazione fisica e mentale in vista di un concerto. In ognuna di queste tappe i quartetti hanno la possibilità di fare un workshop della durata di una settimana per approfondire questi temi. Inoltre sono ospitati in residenza in un luogo di interesse storico-culturale. In Italia, ad esempio, sono ospitati a Villa Vitalba Lurani Cernuschi e in generale hanno svolto le loro attività nelle dimore della rete delle dimore storiche di Bergamo. In Portogallo saranno ospitati al Palazzo Nazionale di Mafra e svolgeranno altre attività al MAT, il Museo di Lisbona. E in Francia saranno ospitati nella Ferme de Villefavard, che è un'antica fattoria riqualificata con un bellissimo auditorium. In ognuna di queste settimane di lavoro ci sono ovviamente anche dei concerti, in modo che i musicisti abbiano subito la possibilità di mettere in pratica quello che sono andati ad approfondire nel corso delle settimane di workshop e residenza. Tutto il progetto si conclude in Belgio con un evento finale che ha gli obiettivi di diffondere quelli che sono i risultati ottenuti. E un altro importante ruolo è quello dell'Università Bocconi, un partner che svolge tutto il monitoraggio e la valutazione del progetto e al termine di questo percorso creerà due prodotti, che sono un manuale di imprenditorialità per giovani musicisti e una ricerca che esplora il valore delle dimore storiche, quindi il coinvolgimento di beni del patrimonio culturale in progetti educativi di questo tipo. We are so happy to come from the MUSA program, and it was very helpful for our quartet to understand a lot of things. This week was so great because it was wonderful to be with the other quartet and to see a different vibe and how much he loves the music and all together in the same way. It was so cool. Thank you.
Quartetti selezionati per aderire al progetto sono selezionati da un comitato di enti che compongono il partenariato di progetto e infine selezionati da Simone Gramaglia, che è il direttore artistico delle dimore del quartetto e del progetto Musa. Sono tutti giovani quartetti d'archi europei con musicisti tra i 20 e i 35 anni che si affacciano alla carriera e nei quali appunto il direttore artistico e il comitato selezionatore ha riconosciuto un particolare potenziale per lo sviluppo della loro carriera. Da qui l'idea proprio di sostenerli con un progetto che sia particolarmente innovativo per loro e anche rispetto a quello che sono abituati a fare quotidianamente. Quindi l'idea del progetto è anche proprio spingere questi musicisti a uscire dalla loro comfort zone, affrontare tematiche nuove, nuovi approcci di lavoro e appunto in generale esplorare dimensioni che non sono soliti approfondire. The Belinfante Quartet. We are based in the Netherlands and we've been playing together for over 3 years now, and we are very excited to be here in Italy. We are named after Frida Belinfante. She was a Dutch cellist and one of the first female professional female conductors in Europe, and she was a very inspiring person to us. About Musa, it felt very fresh to see such a program really made for young quartets who are professionalizing not only musically but also on other sides of music making. I think it's something that we think about a lot together as a quartet, but it's also very hard to find the right kind of support or resources to really expand. It's something that takes a lot of time and maybe sometimes also money that we find hard to create a budget for or attention for. So it seemed like a really good opportunity to really spend the time and also just all the professionals that were here to help us that we couldn't have met in any way ourselves. So that was really great. What was nice for that for us, what maybe we didn't know if we could expect that, is that the workshops were so from such a different field. So it was possible for us to take what from it what applies to us and really understand it in a way that makes sense to us, instead of really someone telling this is how you should do it and making like a shape that we should all fit in. So there was a lot of space for also us and the other quartets to all take all the information in a way that it applies to us ourselves. We are ATMA Quartet. We come from Poland. We decided to apply for Musa program because we found it something new and fresh. We did quite a lot of workshops as a group with musical teachers, and we never had an opportunity to work on our image strategy, which we found very important nowadays. In the time of social media, we try to do our best
in this area, but we thought that maybe we could use some help from professionals. Really happy when we found that La Dimora del Quartetto is organizing such a fresh thing, and we can be a part of this. So we find this whole project really nice. Also the classes, all the informations we got, as well as just sharing time with other groups and all nice people in really beautiful surroundings in here, in those historical houses. Le dimore del quartetto da sempre hanno messo in relazione giovani quartetti d'archi, gruppi di musica da camera da un lato e il patrimonio artistico dall'altro. Anche Musa rispecchia l'anima delle dimore del quartetto in questo senso, e da un lato stiamo cercando di aiutare questi quartetti a trovare delle strade nuove nella loro carriera, dall'altra abbiamo queste meravigliose ville che sono associate, sono tutte ville di proprietari privati che stanno cercando di proporre le loro dimore al pubblico, di aprirle con dei contenuti culturali di alta qualità. Si sono associate, c'è la possibilità di visitarle ed è molto importante appunto che la musica possa essere un attivatore del territorio e del patrimonio. Thank you.